metti la quotidianità di un pomeriggio con le metese qui al parco giochi. I ragazzini che si divertono, le madri che sono contente e la quotidianità che continua con il campetto dove i ragazzetti giocano. Il problema però è che questo campetto è stato formalmente chiuso. È stato chiuso dall'amministrazione comunale e è preso in gestione dal circolo cittadino. Ora, cosa succederebbe se qualche ragazzino qui si facesse del male? Chiederemo a qualche avvocato. Siamo con Pino Romano, avvocato, ex vice sindaco della Giunta Carrisi. Dunque, cerchiamo di ripercorrere la storia dell'affidamento del campetto sito in piazza Madonna di Costantinopoli. Allora Paolo, a noi. Il comune di Galatina e il circolo cittadino hanno sottoscritto una convenzione nel settembre del 2011, convenzione che dura per 3 anni, con la quale il comune affida all'associazione, al circolo collemetese, la villa comunale. E quindi gli dà in gestione l'area verde, i giochi, le panchine e fa sottoscrivere un'assicurazione nel caso qualcuno si faccia male, un'assicurazione sottoscritta poi con una compagnia Groupama Agenzia di Roma. Nello stesso tempo il comune cosa dice per quanto riguarda il campo sportivo, perché penso sia questo il problema di cui parliamo? Per quanto riguarda il campetto sportivo dice che riconosce che vi è necessità di alcuni interventi manutentivi, per cui il comune, che ha già in essere un progetto esecutivo, quindi esiste agli atti un progetto esecutivo, si impegna nel tempo a realizzare questo progetto. Nel frattempo, e quindi si impegna anche, qualora diciamo faccia questi benedetti lavori, a fare una gara di affido regolare. Nel frattempo concede però al comitato e quindi al circolo cittadino, qualora ricorrano le condizioni minime di sicurezza, la possibilità di far utilizzare questo campo di calcetto gratuitamente ai giovani di Colleveto, accollandosi i costi di illuminazione, e dà in custodia il campo di calcetto. Innanzitutto però i controlli della messa in sicurezza non... No, in realtà il campo non è... Non c'è nulla di concreto poi, in realtà, non è che siano... messo in sicurezza, c'è solamente un progetto che se dovesse essere finanziato bisognerebbe poi rifare una gara per l'affidamento del campo. Ma non solo, per quanto riguarda l'area verde, fra l'altro, il comune si riserva sempre, in qualsiasi momento, di controllare il verde e di intervenire di propria iniziativa, quindi motu proprio, per poter intervenire... Rescindere un contratto che non solo che si riserva di rescindere il contratto, si riserva, ma anche di intervenire direttamente, qualora per esempio l'erba dovesse diventare come era diventata invivibile la zona, si riservano di intervenire e di poter già fare i lavori senza nulla dire al circolo. D'altronde il bene è loro, è stato dato in concessione, ma il bene è loro. Certo, ora nel momento in cui qualche ragazzino dovesse farsi male all'interno della struttura, di chi sarebbe la responsabilità? Parliamo del campo sportivo ovviamente. Allora, il campo sportivo è stato dato in custodia al circolo cittadino. Io dico sempre che nel diritto 2 più 2 non fa 4. Però in questo caso, quindi non è certo, però in questo caso diciamo che vi è una grande probabilità che vi sia una responsabilità del circolo e quindi del presidente del circolo, il quale come custode deve garantire che nessuno si faccia male sul bene che ha in custodia, salvo che non dimostri il caso fortuito o la forza maggiore. Attualmente c'è una recinzione, però la stessa non è tenuta in ottime condizioni. Mi spiego meglio, esatto. Se il circolo tiene in ottime condizioni e quindi rende impossibile l'accesso al campo, allora se domani vado io, rompo le reti ed entro e mi faccio male, in quel momento diciamo che per il circolo sarebbe facile dire sei stato tu a forzare. Ma in questo caso mi è diventata un'abitudine quella di aggirare la porta e di entrare dalla rete, e tutto il paese la sa questa situazione, per cui ritengo che molto probabilmente vi sia una responsabilità da custodia, ex articolo 2051 del Codice Civile, e quindi c'è la possibilità che il comune, che ha dato in custodia, ma il circo cittadino risponda di eventuali danni che si dovesse arrecare a qualche ragazzo. Come uscirsene da questa situazione? Come uscirsene? O restituendo immediatamente il campo di calcetto al comune, oppure il comune stesso dovrebbe scrivere al circolo cittadino per mettere in sicurezza l'impianto, tenendo presente, ripeto, che
mettere in sicurezza vuol dire chiudere l'impianto. Io non so quanti ragazzi, vedendo un campo di calcetto a disposizione gratuito, diciamo, non rirromperebbero nuovamente la rete e riandrebbero a giocare. Qua l'intervento deve essere definitivo e deve essere quello di riparare e di rendere agibile questo benedetto campo di calcetto. Purtroppo paghiamo la mancanza di ormai dopo tanti anni che abbiamo sempre avuto qualcuno comunque che ci rappresentasse in comune, paghiamo la mancanza di un nostro rappresentante comunale, questa è la realtà. Va bene.